Buonasera, bentrovati amici di Telepace e di Radio Pace. Bentrovati a questa prima serata in questo 15 gennaio. Il tema di questa sera è un tema un po' difficile che forse ci può dividere, che ci interpella sicuramente. Il Papa continua a ripeterlo. Il titolo è I costi della pace, non i costi della guerra, ma i costi della pace. E su questo tema cercheremo di riflettere insieme, chiaramente non da sola, ma con Monsignor Bruno Fasani che è qui insieme a me. E quindi grazie Don Bruno per essere qui. Grazie a te, qui. Francesca. Buonasera a tutti, allora, ehm, conviene di più fare la pace o fare la guerra? Il Papa continua a dire: ehm, dove, dobbiamo parlarne, dobbiamo far sapere quanto terribile è eh, la guerra. E facendo un po' un riassunto di queste ultime settimane, allora facciamo il calcolo: Medio Oriente, Ucraina-Russia, il conflitto eh, che fra poco, al 24 febbraio, saranno due anni di conflitto. Siria, che è un conflitto dimenticato, non ne parliamo più, ma che c'è ancora e non è concluso. Per non parlare di quello che sta succedendo in questi giorni eh, sul Mar Rosso, poi. L'Ecuador, negli giorni scorsi abbiamo assistito a questo um, colpo di Stato, così adesso sembra che, si sia, che sia ritornato, però comunque violenza. Insomma, eh, davvero è un mondo in difficoltà. A me fa un po' paura. Quando con i miei figli magari siamo lì che guardiamo il telegiornale, la più piccola mi domanda sempre: Ma viene anche da noi la guerra? E cosa gli rispondo a volte? Non lo so. Ma io credo. Che siano due fronti sui quali portare l'argomento. La, la, il primo è quello della guerra, quella fatta con le armi. Effettivamente il Papa continua a dire che stiamo assistendo alla terza guerra mondiale a spicchi, a bocconi. Io temo davvero che il rischio sia in realtà ancora più grave e che si arrivi a una guerra mondiale allargata. Sto pensando, non l'hai citato nei focolai di guerra che poi in realtà in tutto il mondo sono 184, non hai citato Taiwan che proprio sì. ieri hanno, hanno eletto il loro presidente, chiaramente si è dichiarato contrario assolutamente a finire eh, sotto eh, l'alveo della Cina. E quindi eh, Taiwan potrebbe diventare eh, nel corso del tempo una, una cosa pericolosissima. Oggi la Bild tedesca, il giornale tedesco, citando fonti segrete ma hanno detto attendibili, ha parlato del rischio che entro il 2025 la Russia possa fare degli attacchi ai paesi della Nato con quali risposte, con quali soluzioni è facilmente facile prevedere. Questo è un primo quindi, orizzonte, certamente. Poi c'è un secondo orizzonte che vorrei dire quando tua figlia ti chiede ma la guerra può arrivare tra di noi. Io credo che con i ragazzi dobbiamo anche avere il coraggio di dire che in fondo le guerre nascono sempre dal cuore dell'uomo. Arturo Paoli, il grande Arturo Paoli, parlava del cuore crudele dell'uomo. E allora eh, scopriamo che c'è una guerra più vicina a noi, che è la guerra dei rapporti umani. Eh, pensiamo agli haters, no? agli odiatori, quelli del digitale. Pensiamo a tutto il male che oggi si rischia di fare col digitale fino alle guerre dentro le coppie, nella vita di casa, dove tante volte ci si fa letteralmente la guerra facendo del male a se stessi ed anche ai figli. Quindi quando parliamo di guerra in realtà parliamo di una realtà che è enorme e complessa e quindi dobbiamo davvero pensarci tutti quanti alla guerra, non soltanto pensare che sia un problema di chi ha le armi. Su questo tema invitiamo anche voi a partecipare, per cui se volete potete domandare, dare i vostri pareri. Mandando un messaggio, non chiamando, ma mandando un messaggio al numero che vedete in sovraimpressione, 351 55. Io vi prometto che leggo i messaggi e che se ci sono domande le passo a Don Bruno e lui cercherà di rispondere. Adesso tu hai citato eh, la frase che dice sempre il Papa, la guerra mondiale a pezzetti. Allora, io ho intervistato qualche giorno fa eh, Stefano Verzè, che è lucidissimo. Bravo e competente. Eh, sì, è espertissimo di geopolitica. Domani vi invito a seguire l'approfondimento di Stefano Verzè alle 19 su Telepace perché è un discorso ampliato. Ma vi faccio ascoltare quello che lui eh, ci ha detto per quanto riguarda questa frase, questa espressione che usa sempre il Papa, guerra mondiale a pezzi. Ascoltiamo. Rispetto al recente passato, quindi a 30 anni fa, all'epoca della guerra fredda che è finita 30 anni fa e al periodo successivo, quindi da 30 anni fa a, 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 negli anni successivi, eh, beh, allora le cose erano diverse. In che senso? Allora distinguiamo i tre periodi. La guerra fredda. Nella guerra fredda il mondo era non certo pacifico, i conflitti erano molteplici e si temeva una guerra nucleare tra le due grandi superpotenze, quindi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ma era comunque un ordine cristallizzato in cui difficilmente si sarebbe arrivati ad uno scontro frontale. Alla fine del comunismo, con il crollo dell'Unione Sovietica, stiamo parlando di 30 anni fa, fine degli anni 80 del secolo scorso, 1991, quando crolla l'Unione Sovietica, sembrava si aprisse un'era di, paci un di pacificazione, il mondo, tutto il mondo, che cedeva alle logiche, ai principi e ai valori dell'Occidente. Non c'era più il nemico, non c'era più il comunismo, non c'era più l'Unione Sovietica. E quindi l'Occidente, con tutti i suoi valori, eh, economici, giuridici, di libertà, di rispetto dei diritti sembrava dovesse prevalere sull'intero pianeta, sull'intera umanità, c'era chi parlava addirittura di fine della storia per questa ragione. Oggi invece ci troviamo in un contesto completamente diverso, non solo l'Occidente non è in espansione ma anzi direi è in contrazione rispetto soprattutto ai suoi valori e ai suoi principi. Ma non c'è nemmeno quel, quella conflittualità controllata tipica dell'epoca della guerra fredda. Siamo entrati in uno scenario nuovo, appunto in cui l'Occidente non riesce più a controllare il pianeta, i suoi valori vengono messi in discussione anche all'interno dell'Occidente e soprattutto non esistono più chiare linee di demarcazione che... Mantengono all'interno di ambiti definiti le sfere di influenza dei vari attori internazionali. Intanto questi attori si sono moltiplicati, le due grandi superpotenze sono gli Stati Uniti e la Cina, ma la Russia rimane una potenza militare, se non economica. E poi ci sono tanti attori regionali, pensiamo alla Turchia, pensiamo all'Iran, eh, solo per citare diciamo, quelli più famosi e quelli ad impatto maggiore, che agiscono e secondo logiche che sono appunto regionali, ma anche quello che sta avvenendo adesso nella striscia di Gaza, si vede Offensiva di Israele. Gli Stati Uniti non riescono a contenerla. E quindi il mondo diventa sempre più caotico. Parliamo anche, ad esempio, del, eh, delle formazioni delle organizzazioni jihadiste che agiscono in Medio Oriente, ma anche in Africa, nell'Africa centro-occidentale, tutti i colpi di Stato che ci sono stati. Quindi una instabilità molteplice che deriva da una frammentazione delle potenze mondiali, da una contrapposizione tra queste potenze che sono mondiali come gli Stati Uniti e la Cina, oppure regionali ma con un peso specifico notevole e poi queste organizzazioni terroristiche che agiscono a livello internazionale e che contribuiscono all'instabilità internazionale. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, in che senso terza guerra mondiale a pezzi? Nel senso che il mondo sta vivendo una fase altamente caotica e imprevedibile, non è l'aumento, la, il moltiplicarsi dei conflitti in sé, e quindi l'aspetto quantitativo, quanto quello qualitativo. Sembrano essere tutti conflitti fuori controllo. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto in questa chiacchierata con Stefano Verzè, che è sempre molto lucido nelle, nelle sue chiacchierate insieme a me, è proprio questo. Ha utilizzato tantissime volte, io che poi sto molto attento alle parole che si vengono utilizzate, la parola confusione, caotico, caos. Cioè, mi ha dato proprio l'impressione che se una volta era tutto cristallizzato in una contrapposizione oriente-occidente, oggi la situazione è veramente conflittuale, nel senso che non si capisce più da che parte andare. Ha detto delle cose poi tra le righe importantissime, quello che stavi poi tu sottolineando è una grandissima verità, cioè finito il grande controllo delle due superpotenze che si misuravano, oggi è il venire avanti di tanti, mi si passi l'espressione che non vuole essere offensiva né banale, tanti galli nel pollaio, dove tante volte ci sono dei pollai consistenti, ma tante volte sono proprio dei poveri pollai. Sto pensando in questo momento a... a, a... Ai gruppi terroristici Hutu che lavorano per lo Yemen. Lo Yemen sappiamo che, eh, che è martoriato da una guerra tra sciiti e sunniti che dura tra anni, con una popolazione nella più grande povertà. Eppure, lo Yemen, in questo momento sulla scena internazionale, sta diventando un protagonista che disturba i mercati. Eh, sto pensando lo stesso Hamas per la Palestina, no? eh, questo, questo gruppo terroristico eh, che a un certo momento è capace di far saltare tutti gli equilibri del Medio Oriente, far saltare quello che stava per diventare un patto tra l'Arabia Saudita e Israele che si stavano a riconoscere diplomaticamente. Insomma voglio dire un piccolo gruppo terroristico che riesce a metter la miccia. Poi mi pare che Stefano abbia detto tra le righe un'altra cosa importante, insomma, che oggi ci sono anche grandi interessi diversificati. Ha tirato in ballo, per esempio, la potenza della Cina. Sappiamo che in questo momento la Cina si sta impossessando dell'Africa. Io sono stato in Namibia, un territorio che in, in gran parte. Deserto, con una popolazione di pochissimi abitanti su un territorio sterminato, e in tutti i villaggi trovavamo un negozio di cinesi. Ma lo sappiamo bene: l'Africa ormai è in gran parte sotto il dominio. Questo vuol dire che ci sono degli interessi culturali, eh, scusate, economici. economici dietro le guerre, no? Proprio perché io voglio impadronirmi di quelle ricchezze, di quei beni, voglio impadronirmi di quei porti, di quel mare, voglio spingermi fin là. E poi ci sono anche i problemi culturali. Ha ricordato Stefano il 1989 con la caduta del muro di Berlino e la caduta poi del comunismo. No? E, e però, eh, subito dopo, c'è stata quella, mh, quella assemblea da parte dell'ONU in Costa d'Avorio, in cui si è ribadito che bisognava andare a produrre la cultura della pace e la cultura della pace partiva dai diritti. Quindi i diritti, il rispetto della vita, il rispetto delle minoranze, la tutela della donna, tutto questo, insomma la, la, il superamento della disparità tra ricchi e poveri. Perché se non si risolvono questi problemi, se il mondo non sta bene, quando in una famiglia gli affari vanno male, la prima a entrare in crisi è la coppia e ci domandiamo perché? Perché quando non ci sono i diritti garantiti, quando le cose non vanno bene e i rapporti umani si inclinano applicato alle grandi potenze del mondo, lo scenario si giustifica poi con le guerre. Il Papa del messaggio nella benedizione Urbi e Torbi di Natale diceva la gente non vuole armi ma pane, la gente che fatica ad andare avanti e chiede pace ignora quanti soldi pubblici sono destinati agli armamenti, eppure dovrebbero saperlo. Allora per... Tornare all'argomento all iniziale che è i costi della pace, non i costi della guerra, ho pensato di invitare questa sera un professore dell'Università di Verona, insegna politica economica ed è il professor Roberto Ricciuti che è qui con noi. Buonasera, Buonasera. collegato. Grazie allora, non la sento, non sento l'audio, ma probabilmente è un problema nostro che adesso chiedo di risolvere. Sì. Eccolo, adesso lo sento. Grazie, e, per il video, buonasera. grazie a buonasera. lei invece della disponibilità. Noi stavamo dicendo uh, questo e allora anche a lei pongo la domanda. Costa di più, professore, fare la pace o fare la guerra in questo ambito così uh, difficile, così complicato come quello che stiamo vivendo? Allora, uh, costa di più fare la guerra? Nel senso che eh, chiaramente ci sono dei benefici, quello che credo si voglia dire, eh, il Papa volesse dire in quelle parole, è che appunto ci sono dei soggetti che beneficiano anche, possono beneficiare anche molto, della, eh, della guerra. Quindi, diciamo, la, facilmente il, cioè, il, primo, il primo indiziato è l'industria degli armamenti, ma diciamo, non è, è l'unico che può prosperare da una situazione del genere. Eh, uno può immaginare, per esempio, appunto, che dopo una devastazione eh, poi ci sia appunto la ricostruzione, la ricostruzione evidentemente certo. eh, crea, crea contratti, crea eh, flussi di denaro, crea investimenti, crea tante cose che evidentemente, se pensiamo possiamo pensare all'Italia degli anni 50, ecco. L'Italia uscita dalla seconda guerra mondiale, era un paese distrutto in una certa parte e che ha avuto un boom economico, anche perché, appunto, ricominciava a costruire la sua, il suo, le sue industrie, le sue infrastrutture, tutta una base economica che, appunto, la guerra aveva distrutto. distrutto. Quindi, diciamo, c'è certamente un, un beneficio di breve periodo diciamo, iniziale. Però secondo me la, 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 la pace eh, è molto più benefica dal punto di vista economico, voglio dire. Nel senso che, se appunto pensiamo poi all'Europa post-seconda guerra mondiale, quindi superiamo eh, diciamo, la fase immediatamente successiva alla seconda guerra mondiale, abbiamo avuto uno sviluppo in alcune fasi. In alcune fasi mi pronunciato, in alcune fasi meno pronunciato, Vuol dire, non è mai lineare, non è mai semplice, non è mai eh, senza difficoltà. Eh, però, appunto, abbiamo avuto un aumento dell'istruzione, enorme aumento dell'istruzione. L'aumento dell'istruzione è un aumento eh, a tanti benefici, sia privati delle persone che si istruiscono, sia pubblici perché è un paese più istruito, è un paese più innovativo, è un paese più, eh, più colto, più, insomma, che, che è in grado di svilupparsi eh, di più. Eh, la pace di quegli anni e degli anni successivi, dei decenni successivi, ha portato a, invest a dei grandi investimenti nelle tecnologie. e Abbiamo visto, insomma, anzi, come appunto in decenni e decenni abbiamo eh, Enormi cambiamenti nelle tecnologie, nel, nel modo di lavorare se pensiamo solo a 10, 20, 30, 40 anni fa, come le cose erano diverse. Quindi, i benefici, quindi gli scambi commerciali, gli scambi interni che si fanno in un periodo di pace sono enormi. E quindi, i benefici privati della pace sono enormi. Una cosa Beh, le domando, professore. Eh, in questo periodo di pace che noi abbiamo vissuto dalla, da, da dopo la guerra, la seconda in avanti, noi abbiamo visto che anche sono stati creati degli organi che tutelano la nostra pace, che hanno tutelato, che sono nati proprio per tutelare l'ONU e, e la parte armata, l'esercito, tra virgolette, che deve mantenere la pace, che sono i caschi blu, che hanno un costo, però! Io mh, vedevo. Delle, delle stime tramite l'ISPI piuttosto che ha eh, cioè, un costo anche il, il creare delle strutture che mantengano la pace eppure nonostante questo eh, agevolano eh, e, e sono economicamente più interessanti è, è un investimento che si fa è un investimento perché appunto creare la pace mantenere la pace peacekeeping keep eh, appunto permette di creare, diciamo, di ridurre la conflittualità innanzitutto fra dei soggetti che appunto eh, hanno avuto un conflitto armato probabilmente eh, per un certo periodo. Eh, permette quindi la nascita di istituzioni eh, consensuali, non dico democratiche immediatamente, ma certamente istituzioni basate sul consenso e quindi poi... Appunto, di relazioni tra i paesi che appunto risolvono le loro controversie non attraverso le armi, certo. ma attraverso le, eh, la diplomazia, quindi i, i rapporti eh, politici e anche i rapporti economici, perché poi i rapporti economici, diciamo, creano un costo della distruzione della pace. Cioè, eh, rinunciare agli scambi può essere una cosa estremamente costosa, quindi l'interdipendenza per molti aspetti è molto costosa da distruggere in, in certe eh, situazioni. Eh, per quanto riguarda poi eh, il peacekeeping, ne avevamo parlato l'altro giorno, se mi permette, sì. eh, appunto, il peacekeeping ha una funzione appunto di garantire la pace, di cercare di prevenire il conflitto. Eh, alcuni anni fa, con alcuni colleghi, Analizzando il caso del Sud Sudan, ricordiamo che il Sudan eh, ha vissuto due lunghe eh, guerre civili e all'inizio degli anni 10, 2010 il, eh, il, la parte meridionale del Sudan si è eh, staccata, eh, nascendo, è nato quindi lo stato del Sud Sudan, eh, che appunto, eh, rispetto al quale appunto il Sudan aveva avuto. Una guerra civile piuttosto, eh, con, piuttosto, for, piuttosto forte negli anni. Ora, la situazione in questi, in questi due paesi, dopo la separazione, non è assolutamente idilliaca, eh, sia nel Sud Sudan sia nel Sudan, eh, diciamo, rimasto. Uh, solo l'anno scorso c'è stato un colpo di Stato appunto nel Sudan giusto per uh, ricordare appunto l'instabilità politica però ecco, il nostro interesse sul, sul Sudan era quello di verificare se ci fosse stato un effetto economico del peacekeeping cioè eh, se sì. la presenza dei caschi blu avesse in qualche maniera aiutato l'attività economica l'economia del Sud Sudan è un'economia agricola come molte delle economie di quei paesi e eh, attraverso una serie di analisi che abbiamo fatto eh, troviamo appunto che c'è che, che nei, nei, nelle zone dove è maggiore la presenza delle truppe eh, dei caschi blu c'è una maggiore eh, crescita aumento dell'agricoltura dell cosa vuol dire? vuol dire molto probabilmente che aumenta la, la, la sicurezza che gli agricoltori Quindi, provo, provano e quindi coltivano di più, coltivano aree maggiori e quindi producono maggiori derrate alimentari. Quindi c'è anche a valle del processo di maggiore sicurezza anche un effetto economico. Che può essere positivo, che in quel caso specifico è risultato essere positivo. Ottimo. Allora, molto chiaro quello che ha detto, professore. Eh, la tengo in collegamento, non so se riesce a sentire, ma avendo un ospite qui, che è Don Bruno Fasani, provo a, a, a creare una, un, un, un dialogo a tre. Don Bruno tu cosa pensi? Ma non c'è nulla da eccepire su quanto ha detto molto bene il professore che condivido totalmente eh, proprio per, per, per dire qualche cosa di, 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 di originale o di non detto vorrei dire che i costi della pace sono anche altri i costi della pace a volte sono la rinuncia ad esercitare il potere o a fare una guerra per conquistare dei territori. Sappiamo benissimo che in questo momento, per esempio, la Russia sta puntando all'annessione di quegli stati, di quelle regioni confinanti eh, dell'Ucraina che vengono chiamati abitualmente il granaio, granaio dell'Europa, o se volete, il granaio dell'Ucraina. E, e certamente dico allora far la pace anche il costo che qualche volta l'ingordigio deve lasciare il passo al rispetto delle cose altrui. Sto pensando che in questo momento uno dei problemi che ci chiede di operare per la pace è il problema per esempio degli immigrati, con l'aiuto alle popolazioni di immigrati che vengono, che vengono qui e quindi anche con lo sforzo che dovrà fare l'Europa per garantire in questi paesi di origine da cui vengono questi poveri di creare le condizioni di giustizia, di un minimo di dignità umana. Per quanto riguarda le operazioni di peacekeeping, ecco la cosa che a me, è il grande punto interrogativo, professore, che mi veniva ascoltandola. È che oggi noi abbiamo un'ONU che ancora con il diritto di veto da parte dei cinque stati eh, considerati vincitori della guerra, dove c'è dentro la Russia, la Cina, eh, gli Stati Uniti che sono in contraddizione, in conflitto tra di loro tante volte, più la Francia e il Regno Unito, eh, e dicevo è proprio questa ONU che tante volte è impedita nella sua azione di preservare la pace proprio perché queste contraddizioni, questi veti incrociati di stati che dovrebbero essere lì per parlare di pace insieme e che sono lì qualche volta per contrapporsi facendosi la guerra anche all'ONU? Sì, eh, l'ONU è un'organizzazione complicata, eh, diciamo, spesso si, si polemizza su, eh, cioè, diciamo, la maggior parte dei paesi sono autocrazie. Eh, quindi diciamo c'è una dinamica abbastanza conflittuale di, tra i paesi. Eh, tutto sommato, però, è l'unico forum globale, veramente globale, non è l'unico, ma insomma è quello in cui i paesi sono politicamente eh, sullo stesso piano. Cinque, no, cinque sono un po' più prominenti degli altri, come è stato giustamente eh, osservato. E quindi rimane un'istituzione eh, fondamentale da preservare nella sua, eh, nella sua specificità, anche con le sue lentezze, anche con le sue, con le sue mancanze, che, che ci sono, inutile, è inutile negare. Però, appunto, negare, eh, diciamo, ritenere che queste siano così fondamentali, così importanti, da far venire meno il luogo principale diciamo, del, del, del riconoscimento tra i paesi. Secondo me è molto, è molto peggio. Questo vale, lo dico in generale, non rispetto a quanto ha detto eh, l'ospite. Temo eh, più in generale, eh, e chiudo: eh, che purtroppo il dividendo della pace che abbiamo, eh, di cui abbiamo goduto eh, negli ultimi 30 anni, soprattutto, quindi dal, dagli anni '90 in poi quindi con appunto, il muro di Berlino, il crollo dell'Unione Sovietica, eccetera, quel dividendo della pace sia terminato. Eh, per cui eh, mi sembra abbastanza evidente la necessità politica, poi possiamo discutere di tutto ovviamente, però diciamo che la, 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 la spesa militare, in qualche maniera, sia destinata nei prossimi anni, ad aumentare eh, per, tener, per tener conto appunto di tutte queste eh, necessità. Eh, L'ultima è quella appunto di cui si è parlato anche qui, del, dello Yemen e quindi del, degli aiuti, del, del, del problema che stanno creando appunto al commercio eh, mondiale. L'altro giorno c'è stato l'altra sera appunto l'intervento degli Stati Uniti e della eh, Gran Bretagna, ma ce ne potranno purtroppo essere anche altri. Grazie mille professore, grazie davvero mh, per la sua lucidissima analisi. Grazie, eh, buon proseguimento, grazie mille. Buongiorno. Buonasera. Eh, il professore Ricciuti eh, ci diceva che eh, le azioni di peacekeeping non sempre vanno bene. Eh, in tanti casi i caschi blu dell'ONU sono serviti, come ci raccontava per il Sudan, per mantenere la pace. Per dare il senso della sicurezza e quindi aumentare anche la produzione. Quindi, qui il costo della pace è servito davvero alla popolazione. In altri casi. Non è una scoperta che facciamo noi, ma c'è scritto un po' dappertutto: alcune azioni di peacekeeping non sono andate bene. Una di queste è quello che è avvenuto nella Repubblica eh, Democratica del Congo, dove c'era fatalità un missionario veronese, padre Eliseo Tacchella, che io ho intervistato qualche giorno fa. Parlo della mia esperienza che ho avuto in Congo, che ero a contatto sia con la guerra o la guerriglia, e sia con i caschi blu. Eh, dovrebbero essere una risposta alla pace dovrebbero essere una risposta perché sono lì apposta per mantenere la pace almeno lo scopo della loro missione è in francese dicono pour le maintien de la paix eh, per il mantenimento della pace però di fatto io non ho avuto questa sensazione anzi anzi il contrario cioè i ribelli fanno tutto quello che vogliono fare, i caschi blu arrivavano dopo facendo una, il rapporto, no? cioè contando i morti, vedendo cosa è successo e poi tutto finiva lì. Allora noi abbiamo parlato con, con questi caschi blu, no? cioè, anche perché erano lì, quindi potevamo incontrarli. E, e loro stessi ci dicevano noi non possiamo intervenire, non abbiamo non abbiamo il compito di intervenire perché queste sono cose che riguardano il paese quando ero a Dungu lì c'era un gruppo di ribelli che si chiamava LRA LRAI, che venivano dall'Uganda e il padre mi diceva c'è una bambina che è riuscita a scappare avevano preso dei ragazzi una bambina è riuscita a scappare e questa bambina io sono andato a vederla a parlare con lei e questa bambina gli chiedo, ma cosa facevate? Lei mi, dice che, mi diceva che di giorno stavano fermi, per non, eh, fermi eh, bloccati con questi ribelli. Di notte invece si spostavano, si spostavano. Ma dico cosa mangiavate, chi è che portava, ah, ma dice c'erano eh, gli aerei che venivano e ci portavano le casse, dico aerei. Perché siamo in foresta, Insomma, lei diceva aerei per dire elicotteri. Ecco. Dico che colore avevano questi elicotteri, dice bianco e cosa c'era scritto su, sul bianco? E lei per terra con un pezzo di legno ha scritto U.N. Ho chiesto a uno dei caschi blu una volta, ho chiesto a una che conoscevo. Dico, scusa, ma sta bambina mi ha detto questo, questo questo. Dice perché, perché, cioè. Perché loro non si arrabbiano, perché loro non facciano più violenza di quello che stanno facendo, capisci che dobbiamo anche dargli, dar loro qualcosa. Eh. È vero, Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, ma credo che l'ONU invece di, di, finanziar, non finanziar, insomma, di, di eh, mantenere eh, in pace questi ribelli avrebbe fatto meglio prenderli e chiudere il discorso. Sarebbe costata molto meno. Eh. Molto meno, questa è l'idea mia, insomma. Quell'operazione di peacekeeping, tra l'altro dei caschi blu è passata come una tra le peggiori perché c'erano stati dei casi di abuso, dei casi di violenza. Tu hai qualcosa da dire riguardo? Ma eh, premesso che padre Eliseo è una delle voci più attendibili di missionari che abbiamo noi e quindi certamente la sua testimonianza è preziosa. Mi spiacerebbe che passasse però l'idea che tutte le operazioni di peacekeeping wow. sono state delle operazioni fallimentari, perché qui abbiamo parlato di un'operazione fallimentare di peacekeeping. Eh, potrei portare tanti esempi di, 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 di situazioni che, non, che sono assolutamente. Sto pensando, per esempio, alle nostre forze che abbiamo nel Kosovo eh, per, impedire, per impedire lo scontro tra i serbi e i kosovari. E lì abbiamo un nostro gruppo militare di caschi blu di, 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 eh, di, di queste interforze che stanno lavorando benissimo e questo mi veniva confermato anche dai monaci per esempio che sono i monaci serbi che vivono in Kosovo dove dicono guai se non ci fossero questi militari italiani poi io credo che tante volte la differenza la faccia anche l'identità la provenienza di queste forze di peacekeeping sto pensando ancora per esempio a, nel Libano che noi abbiamo giù, abbiamo giù eh, molti militari che stanno facendo questo lavoro cercando di contenere lo scontro possibile tra, tra tra, tra i, i, i vari stati e vorrei chiudere questo discorso sull'intervento sull dell'ONU pensando a quello che è accaduto nell'Afghanistan. Non dobbiamo dimenticare che in Afghanistan l'ONU ha fatto delle cose meravigliose, ha restituito, ha restituito alle donne, aveva restituito alle donne eh, dignità, l'istruzione, tante cose meravigliose, avevano cominciato a insegnare i rudimenti della coltivazione Insomma, avevano rimesso in piedi l'alfabeto della democrazia, poi, per una stoltezza che io considero stoltezza, legate. A giochi politici interni, perché l'America dice che gli americani sono stufi di avere là i soldati, quindi se vogliamo eleggere un presidente dobbiamo dire che tiriamo via i nostri caschi blu. Beh, gli altri che dicono ci dobbiamo aggregare, insomma lì a un certo momento per ragioni politiche della politica interna, ma dalle politiche non quella nobile, ma quella dell'arrivismo, a un certo momento si è abbandonato il popolo afghano con i bei risultati che vediamo tutti i giorni. Certo. Che di, questi, di questi talebani che hanno riportato un popolo nella notte del Medioevo più lontano. Tu prima hai accennato ad un argomento fondamentale quando <ride> parlavi di diritti perché alla fine anzi eh, prima di entrare in quest'altro uh, argomento vi invito a chiamare allora eh, mi chiedevi prima c'è stato qualcuno che ha scritto solo per dire che apprezza noi vi chiediamo se volete di farci la anche, opinione, delle... anche delle domande anche contestate ecco. non è che noi abbiamo la verità su queste cose qui non ci sono do dogmi ma se avete le vostre opinioni per dirci cosa pensate su questi argomenti ditecelo perché è anche un modo per dire una trasmissione si regge non soltanto perché abbiamo gli esperti, una brava conduttrice, una brava giornalista, ma perché abbiamo le opinioni della gente che ci segue. Qui non stiamo facendo il lavaggio del cervello a quelli che sono a casa, vorremmo davvero insieme costruire il più possibile la verità delle opinioni rispetto a un argomento così delicato. Ben detto, bravissimo. Allora, prima eh, abbiamo affrontato il tema dei diritti e tu giustamente dicevi... La guerra scoppia quando i diritti incominciano a crollare e eh, nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede a Roma, il Papa l'8 gennaio scorso, quindi una settimana fa più o meno, ha avuto delle parole estremamente eh, chiare, dirette. Lui ha fatto tutto un elenco, il discorso era lunghissimo, eh, cercando di prendere tutti i vari conflitti che ci sono, le varie situazioni difficili. E poi ha accennato una cosa che a me Colpisce sempre, perché eh, gli ultimi conflitti che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo purtroppo, che sono diventati, alcuni li chiamano conflitti social, perché noi vediamo tutto, cioè vediamo i morti. Perché non c'è neanche più il limite, secondo me, della dignità. Per cui eh, le tv o i social, internet, ci fa vedere tutto di un conflitto, dai corpi smembrati alle, ai missili, a come si fa a caricare un... Con una qualsiasi... morbosità, perdonami Francesca, sì. che non è sempre informazione. No. Perché oggi c'è un'informazione spesso che ha il culto della morbosità emotiva. Ci sono colleghi giornalisti e giornaliste di cui potrei fare il nome ma che non faccio per ovvie ragioni di carità che si sono specializzate nella crudezza. Bene, eh, io dico sempre che questa è, eh, è un'informazione un po' da guardoni. Perché sarebbe come di fronte a un incidente andare con le telecamere per vedere se lì ci sono i morti, se hanno perso una gamba, se hanno fatto questo. Io credo che la notizia non abbia bisogno della, della crudezza dell'immagine, perché questo si presta a creare una sorta di assuefazione da sì. parte della gente. Per cui a un certo momento la normalità della morte, che poi diventa una banalizzazione della morte nella cultura. Per cui oggi troviamo i ragazzi, le nuove nuove generazioni che si fanno del male che non hanno paura ad ammazzarsi probabilmente perché non hanno imparato che la morte è un fatto drammatico la morte non è uno spettacolo la morte non è un film della televisione la morte non è un qualche cosa di emotivamente che ci fa cos'è un, un fruculio che, che, che ci stimola la morte è davvero un fatto drammatico e noi dobbiamo aver paura della morte perché avendo paura della morte forse saremmo più saggi nei confronti della, della, vi e della vita. E della anche. vita ovviamente. Eh, allora davanti a, queste, a questa realtà che purtroppo ci stiamo abituando un po' tutti, a me la cosa che mi colpiva è che mancano le regole, anche nei conflitti. Il Papa è stato molto intelligente nel suo discorso perché a un certo punto parla eh, delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario che sono crimini di guerra. Allora, eh, vi vorrei far ascoltare questo stralcio di questo lungo discorso che affronta proprio questo tema e poi ne parliamo insieme. Intanto però ci scrivete, scriveteci esatto. a questo numero. Eh. Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili... Non sono danni collaterali, sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita, sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro, sono persone che soffrono la fame, la sete, il freddo, che rimangono mutilate a causa della potenza delle ordini moderne. Se riuscissimo a guardare ciascuno dei loro negli occhi, a chiamarli per nome e ad evocare la storia personale, guarderemo la guerra per quello che è, nient'altro che un'immane tragedia e un'inutile strage che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra. D'altra parte le guerre possono proseguire grazie all'enorme disponibilità di armi. Occorre perseguire una politica di disarmo, poiché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente. Piuttosto è vero il contrario, la disponibilità di armi ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione. Le armi creano sfiducia e distolgono risorse. Quante vite potrebbero salvare con le risorse oggi destinate all'armamento? Non sarebbe meglio investire in favore di una vera sicurezza globale? Le sfide del nostro tempo travalicano i confini, come dimostrano le varie crisi alimentari, ambientali, economica e sanitaria che stanno caratterizzando l'inizio del secolo. In questa sede, Reitero la proposta di costruire un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e promuovere uno sviluppo sostenibile dell'intero pianeta allora lui fa anche delle proposte concrete ieri uh, da Fazio ieri sera io non l'ho vista però l'ho guardato dopo l'hai sì. vista tu lui diceva mi fa paura la capacità di autodistruzione dell'umanità l'escalation bellica mi fa paura perché Fazio probabilmente gli ha chiesto che cosa ti fa paura intanto dico che ringrazio Michael perché si legge così il suo nome che ci scrive e dice per ora non posso che condividere e ascoltare bravi, grazie per, averci, per essere con noi per condividere queste idee ehm, e grazie a chi ci sta seguendo. Ma hai detto che ha scritto anche una signora, diciamo il suo nome. <ride> si chiama Paola Vicentini. E dice, ed, alla signora... è, dice che lei condivide anche lei questo, questo, questo nostro pensiero comune. Eh, certo, la pace costa, ma sembra che in questo momento scrive interessi più la guerra. Ah. Eh, a questo proposito, a questo proposito, sentendo il Papa in questo, in questo, in questo intervento, eh, sul discorso delle armi, sul discorso delle armi, purtroppo eh, io mi faccio poche illusioni perché la lobby dei produttori di armi, la lobby dei produttori di armi coccola la politica, coccola la politica, la coccola esternamente con il voto, poi privatamente io penso che la coccoli anche in tante altre maniere e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Sto pensando in questo momento, giusto per non guardare in casa nostra e fare dei riferimenti a partiti o a movimenti. Sto pensando alla politica di Trump, per esempio. Stavo che, per chiedertelo io. Che si sta presentando sulla scena per essere riconfermato per la seconda volta presidente. Beh, lui, chiaramente, lui dice dobbiamo armare tutti gli americani. Eh, io, mi domando, io mi domando, il giorno che abbiamo armato tutti gli americani, lui è convinto che avremmo trovato la pace o si convince qualche volta che le armi saranno usate prima di tutto per le sparatorie all'interno della scuola, dei, dei college, eccetera? Ma non ci domandiamo che quando le armi sono state logorate la produzione domanda di farne delle altre. Quante volte io mi sono chiesto che negli arsenali della Russia, negli arsenali dell'Ucraina sono finite armi probabilmente vecchie facendo gongolare i produttori di armi mondiali che hanno avuto la possibilità di rifornire con armi nuove tutti gli stati che hanno partecipato nei rifornimenti di queste armi. Vado un attimo però sul discorso del Papa, là dove parla della sofferenza, dice dobbiamo guardare in faccia le singole persone. Eh, perdonami Francesca se cito l'ultimo romanzo uscito qualche tempo fa, che in gran parte è un romanzo autobiografico ambientato nel 1944. Il prete è da fucilare, dove un prete finisce condannato a morte perché ha nascosto la figlia di un partigiano. Lo ha scritto lui per chi non lo sapesse. Nel romanzo, a un certo momento c'è anche il protagonismo di mia madre che ha vissuto quei momenti. E lei mi ricordo benissimo, perché poi le ho riportato virgolettato, diceva: Io ho vissuto la prima guerra mondiale. Allora era, ero bambina, ma la guerra non ti entrava in casa, diceva no. La guerra la vedevamo nei gli aerei, vedevamo ogni tanto, ci dicevano di stare attenti perché c'erano le bombe. Poi diceva, questa guerra invece, questa guerra ti è entrata nelle case, dove non, tu non sei più di chi fidarti, dove il nemico non sai più come potrà farti del male, dove è arrivata la delazione, dove è arrivata la sfiducia tra le persone. La guerra non è soltanto la morte, la guerra è la fine, la fine del patto, del patto del patto d'amore dell'umanità. È la famiglia umana che cessa di essere una famiglia e diventa la patria di Caino. Eh, la guerra ha questo anche di brutto, quindi quando pensiamo alla guerra non pensiamo soltanto, soltanto a, a quelli che muoiono sotto le bombe, pensiamo che la guerra semina un clima di frammentazione, perché poi l'odio, 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 la guerra può finire domani tra Israele e, e la Palestina, la guerra può finire domani tra l'Ucraina e, e la Russia, ma l'odio che resterà nella gente sì, avrà bisogno forse di qualche secolo per guarire. Noi in Italia siamo ancora qua allo scontro tra chi accusa il Paese di essere fascista e chi lo accusa i partigiani di essere stati dall'altra parte con, con, con non so che cosa. Quindi siamo ancora qua, dopo 70, 80 anni, 90 anni, a rinfacciarci appartenenze del passato. Figurarci dove c'è stata una guerra fratricida, dove l'odio è entrato nelle vene della memoria, nelle vene della memoria. Questo è terribile, Francesca. In più. Beh, prima leggo il messaggio di Roberto Zoppi che dice: Sono d'accordo con Don Bruno che realtà e virtuale in casi come la sofferenza e la morte sono oggi purtroppo sovrapponibili. Credo che sia necessario. Tornare a parlare, e sono d'accordo anch'io, di limiti che abbiamo e che non sono catene ma parte del, de, del nostro essere finiti. E la Paola da Villafranca, più che Roberto, ma comunque eh, la famiglia di Villafranca. Eh, eh, hanno ragione. Eh, in più vorrei aggiungere la mancanza dei limiti, come dice Paola da Villafranca, sicuramente è una cosa che a me colpisce molto. La seconda cosa che mi colpisce è che tu hai detto che... Eh, tua mamma diceva che la guerra, soprattutto la seconda, è entrata in casa, ma purtroppo oggi con tutti i mezzi, perché noi siamo evoluti e va benissimo così, io non, dico, non sono contraria, però con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi la guerra entra nelle nostre case appunto attraverso tutto quello che noi so, eh, liberamente no. possiamo vedere, sapere, senza, e qui cito il corrispondente storico che ha, di Mediaset che ha detto, adesso non mi viene il nome perché mi agito un attimo, eh, che ha fatto un sacco di. Eh, ha, ha raccontato la guerra in tanti posti e che dice, soprattutto nelle ultime, manca da parte dei giornalisti e degli inviati una visione ampia. O si è da una parte ultimamente quando ci raccontano le guerre, siamo tutti da una certa parte. Sono tutte le notizie che ci arrivano molto mediate. Non c'è più la parzialità, questa è un'impressione che ho io. Bach, tu hai toccato un problema grandissimo, intanto, intanto sulla, sui limiti che ci dovremmo imporre, io qua parlo da giornalista professionista vecchio come il cucco, io vorrei dire ai nostri colleghi, sappia, sappiate che ognuno di noi eh, ha la possibilità di raccontare la storia in modo personale. Cioè è l'anima che abbiamo dietro che diventa alla fine la cifra, il valore di come raccontiamo le cose. Per cui io credo che sarà impossibile pretendere dei limiti oggettivi per cui raccontiamo questo, non raccontiamo quello. Io mi affiderei piuttosto ai limiti che ogni coscienza si dovrebbe dare e credetemi quando un giornalista racconta con rispetto e con eleganza le cose, alla fine ne viene fuori l'umanità del giornalista ma viene fuori anche l'importanza del giornalismo. Perché un giornalismo senza anima diventa spettacolo, un giornalismo dove il giornalista ci mette l'anima e lo capisci diventa informazione e quindi dà anche un contenuto formativo a quello che stiamo dicendo e facendo. Mi sono persa però l'ultima parte che non ricordo più della tua provocazione. Nel senso che io sostengo anche... Ah, della guerra che ci entra in casa. È vero che la guerra ci entra in casa e ci crede... io credo che la guerra entri in casa creando anche delle, delle preoccupazioni. Io ho una pronipote piccolina che una sera mi ha detto ma la guerra arriva anche da noi. Probabilmente un telegiornale le aveva buttato dentro eh, delle scene e lei era, si domandava quanto lontana fosse questa cosa. Però io vorrei dire, parlare anche di una guerra. E qui diventa una guerra metaforica che ci entra in casa tutte le sere nei racconti della violenza, della violenza che succede tra di noi, eh, perché c'è poi questa guerra di umanità. Perché quando parliamo di guerra pensiamo sempre a queste guerre che ci sono in giro per il mondo, ma pensia, pensiamo a quanti casi drammatici si consumano ogni giorno nel nostro paese. Guarda, oggi guardando il telegiornale dell'UNA, eh, a un certo punto facendo la conta. Di quello di 14 anni, poi c'è quell'altro di 20 anni. anni, poi ci sono gli incidenti stradali, cioè e il femminicidio, cioè effettivamente anche noi viviamo una guerra a pezzi, cioè nel senso nel nostro paese. Anche noi viviamo una situazione. Cioè, da di un guerra. punto di vista umano, le nuove generazioni, lo accennavo anche all'inizio di questa puntata, le nuove generazioni si misurano tutti i giorni con la violenza, perché poi è vero che c'è la violenza delle armi, ma la violenza che ti fa star male, che ti uccide. Un ragazzo di 14 anni che viene portato dal patrigno alle 3-4 di notte, probabilmente un gruppo che si dedica allo spaccio, dove incontra un altro gruppo che si vendica e ammazza il ragazzo. Beh, questa, questa è una violenza davvero. È una violenza culturale. È una violenza culturale. Senza contare poi tutti i fenomeni legati alla camorra, all'andrangheta, alla mafia, tutte queste cose. E purtroppo oggi abbiamo un'informazione che ci dà tutti i giorni una porzione, come noi mangiamo la pasta, come mangiamo la minestra, come prendiamo il pane, ogni giorno abbiamo la nostra razione di violenza quotidiana. Ci sono però, e qui. Passo ad un altro argomento, delle guerre, che poi mh, vi racconto il perché dico questa cosa: delle guerre di cui si parla tantissimo. Pensate quando eh, è stato il 24 eh, febbraio, l'attacco della Russia all'Ucraina, non si parlava d'altro. Eh, eh, 7 ottobre, per giorni, nelle prime pagine, e giustamente. Medio Oriente, eh, Israele, Palestina. Ci sono però anche le guerre dimenticate, quelle di cui non sappiamo più niente che magari erano sulle prime pagine dei giornali. Una di queste è il conflitto, la guerra in Siria. Quanto se ne è parlato, anche degli aiuti umanitari, eh, si è fatto molto con la Caritas eccetera. Però adesso Cercate, ditemi dove si trova una notizia che riguarda il conflitto in Siria. Allora, adesso vi faccio ascoltare il nunzio apostolico in Siria. Allora la situazione là è drammatica, abbiamo anche fatto un'intervista al Nunzio, l'abbiamo messa in onda all'inizio dell'anno, quindi chi segue telepace sicuramente l'ha vista. Eh, hanno due ore al giorno, la corrente, eh, tantissimi più giovani sono tutti emigrati, eh, c'è miseria, eh, mangiano una volta al giorno, insomma la situazione è grave e la guerra non è ancora finita. Sentiamo cosa dice il Nunzio Apostolico, il cardinale Mario Zenari. Lei da 15 anni è in questa terra, soffre con la popolazione, quest'anno è rimasto proprio, e, e probabilmente non è la prima volta, durante la festa del Natale, io sto pensando agli anni passati, quando era durante eh, la festa di Pasqua, eccetera, eh, ha visto il conflitto iniziare, che cosa pensa? Qual è eh, la sua speranza? Direi sì. Un conflitto appena arrivato 15 anni fa c'era il pericolo che, che sorgesse un conflitto dal sud, cioè il conflitto con Israele, visto che lì c'è un contenzioso molto molto delicato. Una parte del Golan è stata annessa, occupata nella guerra dei sei giorni del 1967 da Israele. E quindi l'equilibrio è stato ed è ancora molto, molto delicato, molto critico. Se non che, invece, ha sorpreso tutti che è venuto piuttosto dal nord, dalla Tunisia, dalla Libia, questo vento delle cosiddette primavere arabe. Io direi anche una cosa: purtroppo ci troviamo sempre, se pensiamo adesso a questo conflitto israelo-palestinese a Gaza. Ci, pensia, ci, ci troviamo sempre a, a piangere il morto, ma non facciamo abbastanza per la prevenzione dei conflitti. Direi che questo conflitto che, che sta dilaniando il Medio Oriente era, era, era prevedibile, no, no, non occorreva consultare tanti oroscopi. Era prevedibile che, 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 che scoppiasse da, da decenni, da decenni, i problemi irrisolti. Quindi, io farei un appello soprattutto, è vero, dobbiamo adesso ricorrere a fermare le bombe, a fermare il conflitto, a, a soccorrere la gente, però anche un punto interrogativo che io faccio alla comunità internazionale, la prevenzione dei conflitti. Alcuni conflitti sono ad orologeria. Prima o poi scoppiano anche tanti conflitti in Africa dove sono stato è mancanza di giustizia, ecco, è, è, è prevedibile che poi scoppia qualcosa, quindi direi, farei un appello alla, a lavorare per la prevenzione dei conflitti, prevenire i conflitti. Ecco, è. E per prevenire i conflitti come si fa secondo te? Ma io credo che bisogna sedersi a un tavolo eh, e soprattutto con le mediazioni. Si è visto per esempio nel caso della guerra tra Israele e la Palestina quanto forte sia stato l'influsso del Qatar, per esempio, che prima ha dato tanti soldi e sta dando tanti soldi anche ai terroristi, ma poi si sta ritagliando anche probabilmente uno spazio di visibilità per dire siamo piccolini ma siamo importanti. Il Qatar sta facendo una grande azione politica di visibilità e vediamo che Blinken quando fa eh, questo segretario mm. di Stato americano che fa il giro ormai eh, va in diventa. Egitto, va in Qatar, va in Turchia, quindi io credo che oggi la diplomazia possa giocare un grande ruolo. Eh, però non dimentichiamo mai che poi il problema è anche quello di dire diamo ragioni di speranza nel risolvere i problemi. Quindi la diplomazia mette in piedi le condizioni politiche per disinnescare la miccia. Cominciamo a dire, come stanno dicendo dal Vaticano in giù, due popoli, per tornare al caso di Israele e Palestina, due popoli, due stati e quindi con la mediazione, con la supervisione e poi anche dando ragioni di speranza dicendo ma noi andremo a fare una ricostruzione purché siate disponibili a vivere in pace. Quindi io credo che la diplomazia abbia grande possibilità di grandi risultati insieme all'intervento del mondo per rendere le condizioni di vita sul territorio più vi vivibili. Ultima domanda, velocissimo perché mancano tre minuti alla fine. Il Papa nel messaggio uh, di pace della... di quest'anno esatto, ha parlato del connubio, ha messo insieme pace con intelligenza artificiale. È la grande sfida che ci sta davanti perché eh, l'intelligenza artificiale, lo diciamo per gli ascoltatori, che è questa grande mente meccanica che non sbaglia mai perché poi gli algoritmi sono così ben ehm, incastrati tra di loro che ti dicono sempre le cose alla perfezione, può dare dei risultati incredibili. Pensiamo applicata alla medicina, alle diagnosi, all'agricoltura, tutte le cose. Non dimenticando mai una cosa, ed è quello che dice il Papa che l'intelligenza artificiale non deve mai dimenticarsi che è un mezzo, che è una macchina, perché poi c'è sempre l'uomo. La confindustria italiana ha detto che l'intelligenza artificiale, se applicata indiscriminatamente all'industria, potrebbe portare via 8 milioni di posti di lavoro. Io non voglio pensare l'Italia con 8 milioni di persone che non hanno il lavoro, perché allora la guerra, l'insurrezione non, non sarebbe più nel medio rispetto. In Estremo Oriente, in Ucraina, dalle altre parti, l'insurrezione partirebbe da qui, la pace la perderemo qua. Grazie, don Bruno. Eh, siamo Grazie arrivati te. al termine. A me è piaciuta tanto. Io voglio dire, l'avevo pensata. Ma sono davvero contenta di aver fatto questa trasmissione insieme. Mi è piaciuta davvero tanto, a me ha arricchito e spero che abbia arricchito anche voi. I messaggi erano pochi, ma la prossima volta sicuramente raddoppieranno. Vi ringraziamo davvero per essere stati. I messaggi precisiamo quelli di ca da casa, eh, perché <ride> i nostri sono stati tanti. Però lo sappiamo quando siamo in poltrona che guardiamo la televisione, l'idea di prendere il telefono per comunicare insomma, diventa un po' una rogna. Però davvero ri vi ripeto quello che dicevo. Prima le trasmissioni facciamole insieme e questo lo prendiamo per la prossima settimana. Per la prossima trasmissione, per la prossima prima serata. Intanto, buon proseguimento con i nostri programmi e arrivederci. A prestissimo. E buonanotte a tutti.